Ed è un onore per noi avere come ospite nel nostro studio improvvisato qui alla Tenuta Montelaura. Abbiamo Luciano Pignataro, che è uno dei più grandi giornalisti enogastronomici del nostro paese, ed è un onore perché è anche campano, quindi insomma noi siamo più economia campana, dunque siamo davvero onorati di tutto ciò. Luciano, allora, oggi è una giornata importante, si gettano le basi per la guida 2013 di Slow Wine. Sì, abbiamo fatto una mattinata di degustazioni, la seconda di quattro, con il curatore nazionale che è Giancarlo Cariggio e tutto il gruppo di lavoro di degustatori che sono presenti sia nelle cinque province campane che in Basilicata che in Calabria. Quindi stiamo assaggiando vini, insomma, un lavoro non facile, al contrario di quello che si potrebbe pensare, perché bisogna scegliere, bisogna capire, bisogna entrare nelle tendenze che ciascun produttore segue, insomma, comunque risultati effettivamente molto piacevoli e importanti. Ecco, tu con i tuoi articoli, il tuo blog www.lucianopignataro.it promuovi il vino, le eccellenze enogastronomiche campane. Quanto sono importanti i prodotti tipici locali, quanto è importante il vino per l'economia del posto? Bene, noi dobbiamo dire che la Campania nel settore dell'enogastronomia è una regione importante. Potremmo dire che come non esiste la lingua italiana senza la Toscana, non ci sarebbe cucina italiana se non ci fosse la cucina napoletana, campana. Per cui dalla pasta alla mozzarella, dalla limoncella al caffè, dalla pizza, che più ne ha più ne metta, è quasi nato tutto qua praticamente. E non a caso quello che si conosce fuori dal mondo viene da qui. E è un bel momento nonostante le difficoltà economiche, perché è una cucina di popolo oltre che una cucina di signori, e ci sono dei prodotti di terra, dei prodotti di mare, dei prodotti di montagna, quindi è un'offerta molto variegata, non è un'offerta monocorde. Non ci sono molte altre regioni che possono dare questa varietà di scelta, anche se in tutte le regioni d'Italia si mangia benissimo, questo lo dobbiamo dire. Però qua ci sta questa grande varietà, abbiamo la costa che spinge con i grandi stellati, la zona interna che spinge con i prodotti di eccellenza e i buoni vini, ed è un settore che sta dando anche molto lavoro ai giovani, alle donne, quindi è nell'ambito delle tante difficoltà che ci stanno in Campania sicuramente una cosa positiva. Luciano, è un settore sul quale si può investire per una rinascita ulteriore dell'economia campana? Beh, noi diciamo abbiamo, non solo in Campania ma in tutta Italia, c'è stato un salto generazionale. Adesso i nipoti capiscono che spesso per avere un proprio futuro, soprattutto per restare nel posto dove si è nati, bisogna fare le cose che facevano i nonni. E una serie di sicurezze che ha avuto la generazione, diciamo, dai 65 anni ai 55 anni, 50 anni, non esisteranno più, perché erano, diciamo, pagate dai pagherò, scaricate sulle future generazioni. Quindi bisogna assolutamente rimboccarsi le maniche, bisogna dedicarsi all'eccellenza, alla qualità, riscoprire quello che abbiamo, non pensare che sia possibile fare guadagni facili, ma che solamente con tanto duro lavoro si possono ottenere delle soddisfazioni, cosa che sta avvenendo quindi in Campania, nel sud, in tutta Italia. Possiamo investire anche sul territorio? Insomma. Bisogna investire sul territorio, la Campania ha questa enorme risorsa del territorio sannita, del territorio alpino, del territorio cilentano, e quindi è una regione che da questo punto di vista è ancora tutta da scoprire, con della biodiversità, delle differenziazioni molto forti, quindi quello che prima era considerata una debolezza adesso invece è sicuramente un punto di forza.